Il progetto di ricerca, con la sua opera di scavo e studio sul santuario di Diana Nemorense a Nemi, l'area sacra del VI secolo a.C., oltre 7 ettari, scelta come santuario federale della Lega delle Città Latine in guerra contro Roma, è frutto di una convenzione che il Comune e la Soprintendenza Archeologica hanno sottoscritto con l'Università di Perugia e l'Università di Monaco di Baviera. In questi anni abbiamo potuto vedere che almeno 4 se non 5 fasi edilizie, una ricchissima decorazione architettonica e tantissimi materiali votivi che noi troviamo intorno insieme a materiali ceramici e lapidei. Tra luglio e agosto sono arrivati a Nemi 80 giovani ricercatori e archeologi delle più importanti università europee per portare avanti questi scavi. Questo inoltre è uno degli scavi più importanti d'Italia, si tratta di uno dei santuari più grandi del Lazio antico. Le ricerche ci possono permettere anche di ricostruire elementi della topografia antica, della topografia religiosa. Il risultato è di rilevanza internazionale. Presto si aggiungerà un progetto in via di finanziamento che prevede il restauro e l'apertura al pubblico del Tempio di Diana. Garantire una completa conoscenza del sito e in futuro sicuramente si arriverà ad una fruizione completa del sito stesso. I carabinieri